tema della povertà a livello europeo è uno dei grandi problemi che ci troveremo ad affrontare nei prossimi anni e che la stessa Unione Europea sta cercando di affrontare. C'è un obiettivo molto ambizioso nella strategia dell'Europa 2020 che si propone di affrancare, cioè di togliere dalla dimensione di povertà almeno 20 milioni di cittadini da qui al 2030. Obiettivo che però oggi è fortissimamente messo in discussione da una situazione molto preoccupante. I dati sulla disoccupazione in tutti i paesi europei sono allarmanti, soprattutto nei paesi europei più toccati dalla crisi, quindi quelli mediterranei in particolare, l'Italia, la Spagna, la Grecia, il Portogallo, ma anche alcuni altri paesi che oggi stanno soffrendo moltissimo per la disoccupazione. E quello che sta emergendo in maniera forte e che è l'oggetto del lavoro, dell'impegno delle organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo è che i modelli economici degli ultimi 25 anni sono stati fallimentari. Quindi occorre correggere il tiro di questo tipo di economia che ha generato una grande ricchezza nel mondo ma distribuita in maniera del tutto disomogenea, tant'è vero che negli ultimi 20 anni è sì vero che è aumentata la ricchezza generale nel mondo, ma è aumentata in maniera sproporzionata e si sono divaricate le distanze fra le classi più povere della popolazione e le classi più ricche. Non solo, c'è una perdita importantissima di reddito da parte di quello che una volta era definito il ceto medio, che è un po' la struttura portante delle società occidentali ed in particolare europee. Quindi occorre che si mettano in campo delle politiche sulla contrasto alla povertà che siano in grado sì di contrastare la povertà estrema, che è comunque un fenomeno molto grave, molto rilevante, ma anche di evitare questa deriva molto lenta che si sta generando e che porta a strati sempre più importanti della popolazione ad essere a rischio di povertà. In questo senso il ruolo delle cooperative è un ruolo estremamente importante, sia perché propongono un modello economico che distribuisce in maniera equa la ricchezza mentre la produce, diversamente da altri modelli economici. Secondariamente, soprattutto la cooperazione sociale che interviene con i progetti e le imprese di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, contribuisce a contrastare le derive di marginalità e di ulteriore impoverimento di fasce deboli della popolazione. In questo contesto di impoverimento generale, un dato molto rilevante riguarda la deprivazione di accesso ai servizi essenziali delle persone, i servizi di salute, i servizi di tipo educativo, di assistenza, e in questo senso allora bisogna immaginarci anche un sistema di welfare che sia diverso da quello costruito negli anni precedenti, un sistema di welfare che aveva una funzione un po' riparativa, che doveva correggere le distorsioni del mercato attraverso l'intervento pubblico. Anche questo tipo di politica ha dimostrato tutti i suoi limiti e quindi bisogna pensare a una seconda fase del welfare che non è più un momento di distribuzione della ricchezza che non si riesce a distribuire attraverso il mercato, ma deve diventare esso stesso leva di sviluppo. Pensiamo che oggi in Italia oltre 1.600.000 famiglie ricorrono alle cure di un assistente familiare, di una babysitter o di un collaboratore domestico. Gran parte di questo lavoro, che muove circa 16 miliardi di euro nel nostro paese, viene realizzato in un'economia in prevalenza sommersa, tutto a carico delle famiglie, e occorre considerare che il 48% di queste famiglie, che soprattutto quelle che hanno bisogno di un'assistenza domiciliare per una persona non autosufficiente, negli ultimi anni hanno dichiarato di aver rinunciato ad altre spese, di aver intaccato i risparmi o addirittura di essersi indebitati per mantenere questo tipo di prestazione di servizio ai loro congiunti e non rinunciare al posto di lavoro. Questo è un altro dato drammatico che dimostra come il sistema di welfare attualmente costruito nel nostro paese sia troppo debole, inadeguato a far fronte a una domanda di servizi che va crescendo. Quindi i profili sui quali si dimostra e si presenta la povertà oggi sono molto diversi da quelli del passato. E da questo punto di vista è importante che ci sia un'attenzione di tipo filantropico che riguarda la dimensione dell'erogazione, come fanno le fondazioni riunite in questo convegno oggi, e hanno un ruolo davvero importantissimo per sostenere queste politiche, ma è
indispensabile che noi correggiamo il tiro in generale delle politiche economiche, perché altrimenti non basta una mera redistribuzione, occorre davvero agire alla fonte del modello economico per renderlo più equo e più partecipato da fasce più ampie di popolazione.